Si è tenuto domenica 20 dicembre il primo appuntamento della rassegna Serie d'Incanto, organizzata dalla Fondazione SECA presso il rinnovato Polo Museale di Trani. La manifestazione, completamente gratuita e aperta al pubblico, ha visto l'esibizione del Wanted Gospel Chorus, che farà tappa proprio nella città di Trani all'interno del tour 2015 Just Christmas. La capacità di organizzare degli eventi realmente importanti, peraltro la cosa più bella, aperta a tutta la città, senza alcun costo per nessuno, senza nessun aiuto da parte dell'amministrazione. Questa è sicuramente quella parte della città che a noi più piace. La Fondazione SECA in questo realmente ha saputo dare un messaggio forte innanzitutto alla città, ma anche all'amministrazione. Quando il privato si organizza in questo modo, riesce a organizzare degli eventi così belli, sono delle serie d'incanto, nel senso che sono realmente dei quattro appuntamenti, uno più bello dell'altro. Oggi si inizia con questo concerto gospel per finire con Mario Rosini. Sicuramente delle iniziative pregevoli, peraltro in una location, lasciatemelo dire, stupenda, non solo davanti alla cattedrale, ma nel vecchio, lasciatemelo dire, Museo Diocesano, rivisitato con un restyling eccezionale, con dei contenuti straordinari. Il Museo delle Macchine a Scrivere non è ancora ufficialmente aperto, ma già visitato dal sottoscritto, realmente un fiore all'occhiello per la città, insieme alla Sala Congressi, anch'essa un fiore all'occhiello della città. Pensate, una Sala Congressi da pochissimo inaugurata, ma io soltanto ho già presenziato almeno a 5 eventi importanti che si sono tenuti in quella sala congressi in questa città. Sicuramente questo significa consentire alla città una grande crescita culturale, che la mia amministrazione auspica e sta lavorando affinché ciò accada. Sicuramente il ringraziamento da parte del primo cittadino a Natalino Pagano e alla sua Fondazione SECA per quello che ha fatto. Questo appuntamento è stato fortemente voluto dalla Fondazione SECA per festeggiare le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno, oltre che naturalmente per far conoscere la struttura in attesa dell'inaugurazione ufficiale delle aree espositive, che avverrà ad inizio 2016. Il Wanted Course nasce nell'ottobre del 97 in Puglia e si mette in evidenza grazie all'energia, alla creatività e alla carica emotiva di ciascun componente. Si esibisce ormai da quasi 20 anni nei teatri, nelle piazze, negli auditorium di numerosi comuni d'Italia e non solo. Oltre all'appuntamento di domenica 20, la rassegna Serie d'Incanto prevede altri 3 appuntamenti. È in programma per sabato 26 dicembre con lo spettacolo Note di Celluloide e Samba, un tributo alle grandi colonne sonore del cinema italiano. Il terzo appuntamento della rassegna è previsto per lunedì 28 dicembre con la presentazione del nuovo libro di Monsignor Lorenzo Leuzzi, Il Vangelo della Misericordia, dove saranno presenti tra i relatori, oltre l'autore del libro, Antonio Felice Uricchio, rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, il professor Filippo Maria Boscia e Monsignor Domenico Marrone. Vedrà l'incontro Tonio Tondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. L'ultimo appuntamento, invece, per salutare l'arrivo del nuovo anno è in programma domenica 3 gennaio. Il gran finale è affidato al concerto di Mario Rosini, Unplugged, artista di indiscusso valore.